sulla sponda marchigiana del fiume c'è Offida, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui, dove un tempo comandava il Papa, per almeno 3 mesi l'anno la parola d'ordine è goliardia. Qui siamo nella Offida, che è una zona proprio a vocazione vitivinicola, sia per il terroir che per le altre cose, tutte le numerose cantine che sono sorte nel territorio negli ultimi 20 anni, con dei prodotti di eccellenza, tra cui il pecorino, che è conosciuto ormai in tutto il mondo. Ogni venerdì di carnevale migliaia di persone arrivano ad Offida per celebrare il Bove Finto. Io non mi piace chiamarlo corrida, perché non credo che questa sia una cosa di importazione spagnola. E qui gli spagnoli ci sono mai stati. Il Bove Finto di oggi comincia pomeriggio, si va in un luogo prefissato dove viene portato questo bove finto, e lì si radunano tutti con il costume tipico, che era un guazzarò. Da lì si parte e si fa tutto il giro del paese, e ogni tanto si fanno delle tappe per rifocillarsi un pochetto con un po' di vino, e poi si finisce qui in piazza, di solito verso le 7, secondo ore, e viene mattato per finta questo fantoccio lì davanti, sempre al teatro, dove anticamente c'era la macelleria. Il carnevale di Offida è una cosa estremamente seria, e la congrega del Ciorpento custodisce un rito ancestrale legato al mito del serpente aureo. O divo Ciorpento, eleva il tuo capo purpureo e fa sì che gentil donzelle abbiam brama di te. Io sono il Ciorpentoforo. Cos'è? Ciorpentoforo, il custode del sacro scrigno. Il serpente aureo è una leggenda. In pratica c'era questo serpente d'oro che aveva poteri taumaturgici. E non si è mai trovato sto serpente, quindi non si sa se è storia vera o leggenda. Qui abbiamo il teatro Serpente Aureo, abbiamo il corso Serpente Aureo, e qui c'è il Ciorpento. Finita l'esibizione fuori stagione, per il divo Ciorpento è tempo di tornare sopra l'armadio. Qui, dove per secoli ha regnato lo Stato Pontificio, sacro e profano sono in costante simbiosi. Ci troviamo qui, nel Giardino dell'Eden, nel centro storico Eden, con riferimento chiaro al paradiso terrestre, quindi il serpente rientra sempre nel nostro pensiero, con tutta la leggenda di Adamo ed Eva. Il velours è praticamente la conclusione del carnevale. Il martedì si fa questa sfilata. L'origine dei velours affonda sempre nella notte dei tempi, e erano utilissimi sia per illuminare la festa dopo l'oscurità, quindi vengono accesi anche oggi all'imbrunire, perché così si poteva, quando non c'era l'energia elettrica e c'era il buio, si allungava la manifestazione fino a mezzanotte, che poi c'era lo Stato Pontificio a quei tempi, quindi figuriamoci, a mezzanotte era drastica la cosa dell'ingresso della Quaresima, quindi era vietato ogni manifestazione. Il carnevale di Offida è immortale, non può cambiare, fino a quando le leggi lo consentono, perché queste due cose, il Bove Finto e ovviamente il Velours, se uno va a chiedere un permesso e dice voglio fare questo, dovrebbe essere negato secondo le leggi, però ci sta una tolleranza, e devo dire che non sono successi mai incidenti. È una cosa molto strana, però c'è un codice di autodisciplina che ci consente di perpetuare questa cosa per sempre.